Platagnoti e Despoina Solomu, che è la singolista, anche questa come la coppia britannica, una coppia molto esperta, nuotano insieme da 3 anni. Sì, sono state momenti diversi anche rappresentanti del singolo per la Grecia, e adesso insieme invece si ricongiungono per rappresentare il duo. Doppio molto ben fatto, l'abbiamo visto nelle eliminatorie, molto veloce, e gli possiamo solo sottolineare un po' di mancanza di pulizia nell'eseguire l'esercizio, ma dovuto appunto alla velocità. Rispetto ai giochi olimpici, questo duo si è ben comportato, si è già qualificato, sì, settimo. Ma anche rispetto ai mondiali 2011 ha fatto un bel salto avanti, sia nel programma tecnico, e ci aspettiamo altrettanto anche nel programma libero. Una coppia che è cresciuta molto. Beh, addirittura quattro scalini saliti, dall'11° posto di Shanghai nel tecnico al 7°. Allora furono 10° nel libero e qui si presentano invece con l'8° punteggio. Doppio tra l'altro molto omogeneo dal punto di vista tecnico. Nuotano molto vicine, sono molto ravvicinate nelle varie parti di gambe e di braccia, movimenti anche particolari con queste rotazioni, difficile da curare per la sincronia e per gli angoli. Il brano sul quale stanno nuotando il duo ellenico è composto da Armanda Mara, si intitola Home, Mystical World. Con una leggerissima sfumatura, qualche ritardo nel tirare la gamba di balletto. E ancora molto veloce proprio in quest'ultima vasca, con questi movimenti così particolari. Qua forse si mette un po' più in evidenza questo fatto di non essere estremamente pulite fino in fondo. Molti schizzi si appoggiano in acqua non con leggerezza, e ancora sfumano purtroppo proprio l'ultima parte di gambe. Sembra non abbiano il tempo di concludere con un'estensione accurata il movimento, quindi un po' affrettato. Però insomma, la costruzione coreografica così alla ricerca della velocità è ormai una moda, uno stile lanciato dalla squadra russa, a cui non possiamo, diciamo, non aderire se vogliamo rimanere equivalenti alle altre nazioni. Quindi la Grecia si è adeguata a questa moda. Comunque soddisfatta, moderatamente ma soddisfatta, la Natalia Cernetska, l'allenatrice bionda che abbiamo visto nell'inquadratura prima. La Despoina Solomu, quell'atleta mi sembra... Adesso è sulla destra dello schermo. La 22enne si è presentata in buone condizioni, perché ha fatto già un ottimo mondiale da solista, 7ª sia nel tecnico che nel libero. Noi ci prendiamo ancora una pausa pubblicitaria e ci rivedremo sulla coppia successiva, dandovi anche il risultato di Platagnoti e Solomu.